Nel 2025 la Chiesa Cattolica celebra il Giubileo, evento che riempie i cuori di speranza. La speranza nasce dall'esperienza della misericordia di Dio, che è sempre illimitata. Vogliamo metterci in ascolto del grido dell'umanità per sentirci chiamati tutti insieme e personalmente a rompere le catene dell'ingiustizia, per proclamare la giustizia di Dio. Oggi, nel villaggio globale interconnesso, il sistema internazionale, se non è alimentato da logiche di solidarietà e di interdipendenza, genera ingiustizie. Dal trattamento disumano riservato alle persone migranti, al degrado ambientale, alla confusione colpevolmente generata dalla disinformazione, al rigetto di ogni tipo di dialogo, ai cospicui finanziamenti dell'industria militare. Vorrei pertanto all'inizio di quest'anno di grazia suggerire tre azioni che possano ridare dignità alla vita di intere popolazioni e rimetterle in cammino sulla via della speranza. Primo, pensare a una consistente riduzione, se non proprio al totale condono, del debito internazionale che pesa sul destino di molte nazioni. Secondo, promuovere il rispetto della dignità della vita umana, dal concepimento alla morte naturale. Invitare a un gesto concreto che possa favorire la cultura della vita, l'eliminazione della pena di morte in tutte le nazioni. Terzo, utilizziamo almeno una percentuale fissa del denaro impiegato negli armamenti per la costituzione di un fondo mondiale che elimini definitivamente la fame e faciliti nei paesi più poveri attività educative volte a promuovere lo sviluppo sostenibile. La pace non giunge solo con la fine della guerra, ma con l'inizio di un nuovo mondo. Un mondo in cui ci scopriamo diversi, più uniti e più fratelli rispetto a quanto avremmo immaginato. Che il 2025 sia un anno in cui cresca la pace.